Buongiorno a tutti. Io, appunto, potrà essere una risposta alle ragazze questa mattina. Non sono della Fondazione UNESCO, ma sono un consulente privato e la nostra è un'associazione. E appunto vi mostrerò appunto il nostro progetto mio e di una mia amica e collega Stefania Zardini Lacedelli, che è museologa, è nato nel 2016 ed è questo che vedete, e si chiama museodolom.it, dall'idea di museo piattaforma per reinterpretare il paesaggio dolomitico in senso digitale e partecipativo. Nato sulla scia di appunto della convenzione di Faro e di tante altre appunto convenzione, per quella sul paesaggio di Firenze, eccetera. Dal 2019 appunto abbiamo parlato con la Fondazione UNESCO e abbiamo proposto questo progetto di messa in rete dei musei delle Dolomiti. Ci è stato accettato ed è quello che appunto vi mostrerò oggi, contestualmente naturalmente al lavoro che già facevamo con i musei e le comunità nel territorio delle Dolomiti. Forse andava fatto prima il cappello introduttivo, cioè che effettivamente la Fondazione UNESCO le Dolomiti come patrimonio UNESCO sono state iscritte per la bellezza naturale e non direttamente per i musei. Si è naturalmente pensato che i musei potessero essere un buon centro di interpretazione di questo paesaggio e di racconto anche del paesaggio. E come prima cosa appunto di messa in rete di questi musei c'è stata la domanda su quali fossero effettivamente queste tematiche. Naturalmente c'è stata la tematica geologica, la tematica artistica nel senso di bellezza appunto, che erano quelle due per cui era stata iscritta a patrimonio mondiale, e naturalmente è stata aggiunta anche la particolarità da noi, ecco, anche per presenza così massiccia da un punto di vista di musei, del paesaggio vissuto, insomma, delle comunità. Quello che vedete appunto è il progetto finale, che si chiama Officina di Storie. Gli obiettivi del progetto, che si chiama tuttora Musei delle Dolomiti, era sperimentare, utilizzando strumenti e piattaforme digitali, attività di rete che potessero appunto raccogliere e racchiudere il patrimonio delle Dolomiti. Va fatta un'altra premessa, forse, che su 370 musei che ci sono nelle Dolomiti, e parliamo di 5 province, Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone, Udine, naturalmente ci sono tantissime reti, c'erano già attive tantissime reti, una decina più o meno, dagli anni 90, quando hanno cominciato a sorgere appunto le reti museali. Erano principalmente reti territoriali o reti tematiche, quindi i musei dell'Alto Bellunese oppure i musei antropologici della provincia del Veneto. Un esempio così. Quello che si è cercato di fare è di spostare l'attenzione da appunto questi due criteri al patrimonio stesso, e quindi dire cos'è che accomuna i musei delle Dolomiti, il patrimonio. Si è partiti appunto da questo, attraverso un approccio partecipato, su capire quali fossero effettivamente le tematiche che raggruppavano il patrimonio delle Dolomiti e venivano raccontate attraverso i musei che fanno parte del territorio. Il progetto poi si è sviluppato in due momenti fondamentali, e sono la campagna Dolomites Museum, che è una campagna appunto di racconto delle collezioni attraverso degli hashtag tematici sui social network, e Officina di Storie, che è, diciamo, la curatela da parte dei musei stessi proprio di tutto questo materiale che è emerso dai social network, per ridargli un criterio e riplasmarlo e ridargli una forma trasversale proprio e interdisciplinare. Appunto, hanno partecipato una cinquantina di operatori museali, attraverso prima all'inizio dei workshop in presenza, e poi chiaramente si è dovuto spostare, perché siamo partiti nel 2019, tutto online. Si è partiti appunto attraverso questi
prima, diciamo, parlando proprio dei luoghi che ogni museo poteva portare a racconto del patrimonio, cercare di capire quali fossero le tematiche principali delle Dolomiti. Adesso qui vedete appunto il cartellone in cui tutti avevano scritto i loro luoghi del cuore, insomma, o il pezzo di patrimonio nel proprio museo che potevano portare, e sono raggruppati nel primo anno in questi hashtag, comunque insomma parole tematiche che si sono poi concretizzate appunto nella campagna. Erano i riti montani, principalmente i sassi, e quindi dal più, si chiamava Enzian Stone, dal piccolo sasso di fiume al sasso più nobile, quindi i fossili che hanno una storia più importante, la vita in pendenza, perché chiaramente la montagna è caratterizzata dalla pendenza, e lo sport, la cultura sportiva in generale, il cambiamento e quindi come saranno le Olimpiadi del futuro, e tempi diversi, che era invece appunto la percezione del tempo che sia diversa dalla città in montagna. Questo come appunto aggregatore di temi in maniera trasversale tra tutti i musei delle Dolomiti, quelli che hanno voluto partecipare a questa cosa, naturalmente, che erano una cinquantina di operatori. Questi erano invece gli hashtag del 2021, quindi gli aggregatori tematici del 2021, Storia a piedi, e è stato interessante perché ha dato spazio anche a contributi non solo di musei ma anche privati, quindi racconti proprio sul territorio di leggende o insomma storie più familiari. Donne dolomitiche, racconto delle donne che hanno fatto grande la storia delle Dolomiti. Paesaggi di vita, tutti i paesaggi, anche non so, si pensa alle proprietà collettive, scusate, e quindi il pascolo e la gestione del territorio. Le voci della montagna è stato un hashtag molto interessante perché voleva raccontare i suoni che ci sono nelle Dolomiti. E dopo vi dirò, spero di fare tempo di farvi vedere appunto perché è stato interessante. Dolomiti casa mia, fino a fenomeni migratori dalle Dolomiti alle Dolomiti. Vabbè, questo l'ho già detto, insomma, è l'hashtag, è questo aggregatore tematico. E soprattutto l'ultimo anno hanno fatto parte musei, istituzioni culturali e anche residenti appassionati che hanno raccontato delle storie. Adesso appunto qui questo post vediamo la storia di una signora, e quindi appunto si è vestito a Lampezzana e cosa aveva fatto. Racconti piccolissimi che però sono andati, come dire, a corredo di quella che è già la storia che è raccontata all'interno dei musei. Abbiamo collezionato durante la campagna 1579 post sui vari social network che hanno raccontato questo patrimonio. E adesso abbiamo alcuni così interventi degli operatori museali che appunto dicono effettivamente i social network danno una comunicazione molto veloce ed è estremamente effimera. Il lavoro che abbiamo fatto poi con Officina di Storie, che appunto con la spazio di curatela, è stato invece di sedimentare quella velocità che è propria dei social network. E devo dire che personalmente la cosa più bella è stata proprio vedere e sentire, insomma, gli operatori museali che dialogavano sulle specifiche caratteristiche di questi singoli patrimoni che erano venuti apparsi così, cioè, dai social network. E in questi due anni abbiamo creato 12 gallerie tematiche, appunto, che sono quelle nate dagli hashtag, in questo spazio che abbiamo chiamato Officina di Storie, in 22 workshop di progettazione, quindi sono stati 22 momenti con gli operatori museali e altre persone che insomma avevano piacere di partecipare, e in questo appunto la rete era una rete fluida, nel senso che non c'era nessun atto formale per partecipare, ma semplicemente il piacere appunto di essere parte di questo patrimonio. E qui torniamo ai discorsi sulla consapevolezza che si facevano questa mattina forse. 41 istituzioni museali, 58 singoli partecipanti, e così. Vabbè, è gestito attraverso un sistema di archiviazione, quindi tutto il materiale è archiviato. Sto andando velocissimo, spero di e questo appunto è il restyling anche del sito che c'è stato quest'anno.
È interessante anche perché sviluppa nuovi linguaggi proprio di racconto del patrimonio stesso, e quindi nascendo chiaramente da un post non può magari essere trasferito esattamente così come fosse appunto una scheda di museo, ma va chiaramente adattato, si prende quello che è interessante e magari lo si adatta. Nello spazio museale poi è interessante perché nella nascita di queste nuove, diciamo, gallerie nate dal primo nucleo di post si possono approfondire chiedendo effettivamente, è stato così insomma che gli operatori hanno chiesto magari al museo, sarebbe bello chiedere a quel museo un altro contributo su questa cosa perché sarebbe perfetto per completare. Dico anche che questo spazio, appunto, essendo un'officina, l'hanno chiamata gli operatori così, non ha la pretesa di esaustività, ma è un laboratorio in continua sperimentazione, appunto, si dice sperimentare, forse è il significato vero, è una palestra, è così. Naturalmente ha dato letture interdisciplinari delle collezioni e ha creato nuovi patrimoni, che era quello che dicevo prima. È stato interessante questa cosa dei suoni perché in alcuni casi proprio dei musei hanno colto l'occasione, per dire, penso all'Ecomuseo di Saganis, che è un ecomuseo, quindi un museo prettamente antropologico, di registrare, e hanno registrato 42 versioni di una storia in dialetto friulano che è confluito insomma nel patrimonio vero anche del museo, e quindi oltre alla collezione esistono anche dei patrimoni che oggi sono digitali. È chiaramente una comunità eterogenea, e si diceva anche stamattina è interessante anche qui il concetto stesso di museo che va, come dire, un po' a deteriorarsi, nel senso che non esiste più il museo con le mura fisiche, ma appunto ci sono associazioni, ci sono università, ci sono progetti sperimentali sul territorio che però sono comunque interessanti per il racconto effettivamente di questo, delle Dolomiti, del paesaggio e del patrimonio UNESCO. Qui appunto ci sono archivi, residenti, comunità locali, comunità online, ricercatori, parchi naturali e musei. Vabbè, qui appunto abbiamo fatto anche un sondaggio su quale poteva essere il nome effettivamente di questo spazio finale, e la parola officina, proprio qualcuno diceva, mi ha fatto pensare che questo sarebbe il termine perfetto, un'officina dà l'idea di un luogo fumoso dove ci si sporca le mani, si produce qualcosa di unico e meraviglioso, mi ha fatto pensare, eccetera. Concludo. Per riportare, diciamo, così dopo i due anni di pandemia, tutta questa cosa che è avvenuta per forza di cose ed è stata anche una comodità per certi versi online, quindi tutte le discussioni tra i musei sono venute online, per riportare sul fisico abbiamo creato questa mappa gioco che verrà stampata, adesso è distribuita nei musei che hanno fatto parte di questo lavoro, e riporta effettivamente le persone a rispondere a delle domande che sono quelle contenute nello spazio digitale, e dall'altra parte appunto mettere un pin dove sono stati nel territorio. Naturalmente le sfide sono quelle che sono già state dette molte volte oggi, quindi sostenibilità a lungo termine, poco coinvolgimento degli attori amministrativi, e questo non l'ho detto ma per noi è stato molto importante, cioè questo è stato un progetto principalmente patrimoniale e meno promozionale, e quindi vedere effettivamente i musei non come asset turistico ma come ecco del territorio. Grazie davvero per questa bellissima testimonianza, come dire.